E ciao ragazzi, che sono sempre io, Coco Master. Oggi ragazzi siamo tornati in cucina con Coco. Oggi ragazzi cosa andiamo a cucinare? Andiamo a cucinare un riso freddo, un piatto estivo. Beh, tempo estivo. Ragazzi, mi ha messo sulla pentola il riso a bollire. Il riso a bollire. E ora andiamo a tagliare le verdure, perché sarà un riso freddo con peperoni. Adesso andiamo a tagliarli. E riprendiamo un po' i peperoni. Intanto c'è la mia cameraman che mi dirà a quanto tempo siamo. Quanto tempo è la ripresa? Ma 10 minuti. 10 minuti? Che cosa? Come 10 minuti? A vedere. No, siamo a 49 secondi. Ragazzi, ora andiamo a creare un po' di peperoni e un po' di pomodori per fare il nostro riso freddo. 10 minuti il riso, dicevo. Ah. Quantità tutto. Sì. Giovanni, prendi una scodella per metterci la roba tagliata. Ti conviene? Sì. Dopo. Prendi quella scodella, ce l'hai lì. Ok, ragazzi, qui c'è la scodella. Qua arriviamo a 1 minuto e mezzo, dimmi stop. Ragazzi, andiamo a metterlo qui il peperone giallo. Tanto poi finirò dopo senza la ripresa. E poi prendere il tagliere? Puoi prendere il tagliere? Sì. Il tagliere? No, riprendi. Ok. Ragazzi, siamo qui. Teniamo anche un po' di peperone rosso. Quanto tempo siamo? 1:35. Ok. Allora, ragazzi, teniamo un pomodorino. Mettiamo tutto qui. E ragazzi, ci vediamo tra un pochino quando avrò tagliato. 1:50. Vai, ragazzi, stop. Oh, ok, ragazzi, siamo. Abbiamo tagliato molta parte, abbiamo quasi finito di tagliare le verdure, peperoni gialli, rossi e pomodorini, ciliegini rossi. Direi che abbiamo finito quelli. No, no. Ok, mettiamo un po' di questi e poi ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, stiamo procedendo col taglio delle olive. Le olive sia verdi che olive nere. E quindi, ragazzi, vi faccio vedere. Prendo la telecamera. Eccola. E abbiamo finito qui con le verdure, pomodori, ciliegini, peperoni e cose. E quindi ci vediamo dopo. Andiamo a controllare il riso. La cottura sta procedendo bene. Vedete qui il riso sta bollendo. E qui c'è la scatoletta delle olive. Qua si sta procedendo. Ma adesso ragazzi andiamo a vedere al ristorante Giovanni, al ristorante Coco Master, come stanno procedendo gli ordini. Vediamo qui un ospite e l'ospite Cat che si sta annoiando perché non arrivano le portate. Sia tranquillo perché ora stanno arrivando. Non è così pronto però ragazzi, ora ci vediamo in cucina. Torniamo in cucina. Ok ragazzi, sta procedendo col taglio delle olive. Le stiamo unendo alle altre verdure tagliate. Vedete qui le olive taggiasche? No. O di venire dolci. Olive taggiasche? Ah no, olive no. Dolci. Okay. E infatti, possiamo vedere. Sì. Eccola qua, l'oliva nera. Ma perché non mette a fuoco? Ah, è cascata. E l'oliva verde. Prendiamo questa la sedona. Grazie. Ok. Ragazzi, adesso procediamo con osservare se il riso è cotto. Vedete qui che sta bollendo. Ora lo assaggiamo. È cotto, ragazzi. Attenzione, ora verrà lo scoliamo. Ovviamente, ragazzi, non. No, dato che c'è l'acqua bollente, eccetera, non lo faccio io di scolarlo. E quindi abbiamo scolato. Eccolo qui. Lo sciacchiamo un attimo. E sarà il riso freddo, infatti. Ok. Lo lasciamo un po' a raffreddare con l'acqua e ecco qua il condimento pronto. È avanzato un pochino e ci faremo un sugo domani. Però ecco qua la portata per proprio ora. Andiamo a tagliare la mozzarella e anche. Oh, ecco, stiamo buttando il riso sopra. Ecco, ora buttiamo il riso sul condimento e ci andiamo ad unire la mozzarella.
Allora, ragazzi, procediamo con l'ultimo ingrediente, le mozzarelle da cucina. Vediamo. No, aspetta. Ecco, dovrebbe essere questo. No, questa è mozzarella di bufala. No, ci sono le mozzarelle da cucina. Mozzarella di campana. Ah, mozzarella da cucina. Vediamo, ragazzi, attenzione, sono finite, mi sa. Ah no, eccole. Mozzarelle. Ecco.